Ciao a tutti ragazzi, oggi primo giorno di Stati Uniti, siamo a San Diego, la città più vicina al confine con il Messico. Il sole splende, siamo nella piena California, quindi sole, caldo e festoni, visto che sopra lì c'è la piscina dell'hotel Hard Rock, dove stanno facendo veramente un mega party del sabato pomeriggio, quindi beati loro che si stanno divertendo sopra là con la piscina a disposizione. Noi invece siamo nel quartiere Gas Lamp, cioè lampada a gas, dal nome delle vecchie lampade a gas che venivano usate per illuminare questo quartiere, il quartiere storico di San Diego, e si sviluppa nella zona, diciamo, vicino all'oceano, dal Convention Center verso poi più l'interno, verso poi Balboa Park, la zona dello zoo e quella parte di città. Sono tre avenue per un totale di 16 isolati, dove c'è veramente il fulcro del divertimento della città, quindi locali, gelaterie, bar, steakhouse, catene, non catene, negozi di souvenir, negozi alla moda, posti un po' frichettoni, tutto all'interno di questo bellissimo quartiere, veramente vivace. Poi oggi che è sabato, tutti i ristoranti fanno il brunch, quindi è pieno di gente che mangia, ancora all'aperto, tanto qui è caldo e l'estate non finisce, ecco. Adesso ci attende la continuazione della visita della città, ma non so, io non ero mai stata a San Diego, quindi devo dire che veramente mi sta stupendo, è una città molto molto vivace, piena di giovani, piena di turisti, pochi italiani comunque, quindi si gira senza problemi. Abbiamo fatto un bellissimo tratto a piedi, siamo andati a vedere la USS Midway, che è la porta aerei proprio che è ancorata e è diventata un museo adesso per i visitatori, che è stato interessantissimo. Godetevi il sole di San Francisco, noi ce lo godiamo di sicuro, e al prossimo video, ciao! Stiamo passando il confine di Little Italy, siamo vicino a Nonna, questo bar dove per ora non c'è ancora nessuno, e a Mimos, immancabile. Ah, guardate che bello, Little Italy, le Olimpiadi di Torino, e Little Italy celebra anche la vittoria dei mondiali del 2016, yeah, 2006, no, 2016. E poi qui ci spiegano il loro... Allora, siamo a Little Italy, come vi dicevo, è mattina, quindi c'è poca gente, e guardate qui, Jay Leno, ci sono tutti questi stendardi di italiani famosi, qui ci sono tutti i ristoranti con nomi italiani, che probabilmente saranno gestiti da messicani, dove probabilmente la pasta non sarà un granché, ma sapete, io non vado mai a mangiare in italiano all'estero perché mi fa veramente paura. Adesso andiamo un po' più avanti, vediamo cosa troviamo. In Little Italy ci sono questi cartelli di famosi italiani, tipo Alan Alda, che io non ho mai sentito e non conosco. Qui c'è anche la fermata del trolley, quindi del bus, quello che fa tutto il giro della città. Paul Sorvino è il papà di Mira Sorvino. Famosi Cristina e Pietro Busalacchi, dovrò andare a vedere su Wikipedia chi sono perché non li ho mai sentiti. Eccolo, James Gandolfini e i suoi soprano. Una cosa figa di San Diego, i monopattini a noleggio, questi ci sono dappertutto su tutta la città. Qui c'è un QR code che funziona con l'app, praticamente paghi, poi ti prendi su il tuo monopattino e lo porti dove vuoi, e poi lo puoi lasciare in qualsiasi punto della città. In questo modo ti sposti senza camminare, senza far fatica, in maniera veloce e lasciando perdere il traffico. Non è male come idea. Un breve excursus linguistico. Gli americani credono che basta aggiungere una I e automaticamente la parola diventa molto simile alle parole italiane. Nel senso che, avete visto, qui c'era Filippi's Pizza,
oppure Landinis, che per carità sono cognomi, però in generale loro credono questa cosa. Già la loro parola panini in realtà non significa quello che intendiamo noi, oppure loro non dicono salame ma dicono salami, quindi già questo mi lascia un po' perplessa. Ad ogni modo, stiamo uscendo dal quartiere di Little Italy. Se volete, qui al civico 1845 c'è l'autentica cucina italiana. Comunque gli americani sono, lo sappiamo, sono pazzi per la cucina italiana, e solo che mangiano delle sbobbe che effettivamente a noi non piacerebbero, tipo la pizza con le polpette dentro, oppure la pizza famosa, scusate, la pasta con le polpette, oppure la pasta Alfredo con la panna e altre cose che non so bene cosa ci sia dentro, ecco, tipo panna, basilico e robe del genere. Eccoci, siamo arrivati in piazza Basilone e poi direi che da qui il nostro giretto a Little Italy può dirsi concluso. Safari volante! Che figata! Praticamente è come quello che c'era una volta a Gardaland, che ti portava da una parte all'altra, invece adesso l'hanno tolto. Invece qui c'è ancora, guardate che vista pazzesca! Dopo lo zoo di San Diego siamo a La Jolla Cove, cioè uno dei posti più famosi della zona, proprio di La Jolla o La Jolla, che dir si voglia. E famoso soprattutto per le foche! Eccole qua! C'è questa colonia di foche che vivono proprio a bordo dell'oceano, sulla riva dell'oceano Pacifico, con queste onde pazzesche da surfisti, con questo rumore fortissimo. È veramente un posto incantevole, devo dire la verità. Pieno di turisti, pieno di gente che viene a vedere le foche. Un po' di puzza, ma vabbè, dai, la natura. E niente, sono super simpatiche, guardate che carine, e si divertono così, ci divertiamo anche noi guardandole. Soprattutto adesso l'oceano si sta un po' arrabbiando, perché rispetto a quando siamo arrivati no, le onde non erano così alte, adesso si stanno un po' movimentando un po' di più. Ehi là. Cosa mangiare negli Stati Uniti, vi consigliamo questo buonissimo ristorante che si chiama Extraordinary Desserts, loro dicono, quindi dessert straordinari. È della chef pasticcera Karen Krasner, non so come si pronuncia, e praticamente è un ristorante in tutto e per tutto con pietanze normali, ma il punto di forza sono sicuramente i dessert, quindi torte gigantesche che si possono comprare intere o a fette, cupcake, biscotti, chi più ne ha più ne metta, tutto pronto per gli ospiti che vengono a mangiare qui. È aperto tutto il giorno, si può fare colazione, pranzo, cena, merenda, dessert, bere un caffè, mangiare una fetta di torta, ora del tè, quello che volete. L'importante è spararsi una di quelle fettazze di dolce che vi faremo vedere adesso.